Fiorellin del prato, messagger d'amore, basta la bocca che non ho mai baciato. Fiorellin del prato. Es wurden Wahlkämpfe und andere politische Aktivitäten. Morgen will die Verteidigung. Voglio vivere così, con la tua impronta, e per il te canto, beata vento. Das Wetter. In der Nacht nach Osten ziehender Regen. Tiefstwerte zwischen 11 und 0 Grad. Morgen. Siamo a Genova nell'autunno del 1944. L'Italia settentrionale è occupata dai tedeschi. I partigiani lottano per liberarla, mentre la Seconda Guerra Mondiale è ancora in corso. Le case sono scurissime perché c'è il coprifuoco, e cioè dal tramonto all'alba non si devono vedere luci. Tutte le finestre sono ben oscurate per non permettere agli aerei alleati di individuare le città e bombardarle. Anche se è severamente vietato, nelle case si ascolta Radio Londra, l'emittente che trasmette da Londra i messaggi in codice per comunicare con la resistenza italiana e con i gruppi di partigiani che si trovano sui monti. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. Le api volano sui fiori. Due fratelli, Carlo e Francesca, giocano alla guerra in un giardino. Arriva la vicina di casa, in braccio porta un cucciolo di cane, Birba, che regala, come aveva promesso, ai due bambini che, felici, giocano subito con lui dimenticando immediatamente la guerra. Qual è il messaggio che ha sentito a Radio Londra? Le api volano sui fiori. La mamma capisce che sarà lei ad accompagnare la vicina ad avvisare i partigiani. La mamma è pronta. Prepara una borsa dove mette del cibo e del vino. Bacia Carlo e Francesca e spegne tutte le luci. Esce dalla porta di casa e sparisce immediatamente nel buio della notte accompagnata dalla signora Claudia. I due bambini ora sono in casa coricati per terra a giocare con Birba. Lontano, in cielo, si sente il rumore di un aereo. Guardano dalla finestra e vedono uno spettacolo bellissimo. Tanti fari potentissimi che cercano di inquadrare l'aereo, ma non ci riescono. I due fratelli aprono la porta. Il cagnolino, che sente l'allarme per la prima volta, si spaventa, esce dalla porta e corre verso la campagna, con i due bambini che lo corrono. Carlo e Francesca sentono in lontananza delle voci che parlano in una lingua a loro incomprensibile. Sono i tedeschi, che hanno arrestato molte persone, tra le quali la mamma e la signora Claudia, e le stanno portando verso le grotte dove si trovano altri prigionieri. Quando scorderò con te di limarne. Sull'ingresso della grotta c'è il comandante tedesco, parla ad alta voce in italiano. Italieni, per farsi capire se non dai parlare e spaventare e diremi dove nasconde partigiani caput caput caput.
Finita la sfuriata, riparte con il suo fuoristrada e ordina ai due soldati di rimanere di guardia. Birba riesce a scappare e ad avvicinarsi ai due soldati. Uno dei due tedeschi sferra a Birba un poderoso calcione che manda il cagnolino nella grotta. Con tanti soldati, l'incarico più brutto toccano sempre a noi. Taci, Franz! Fa freddo, tanto freddo! Va a cercare la legna per scaldarci! Sei stupido, Schulz! Sai bene che non si può accendere il fuoco perché il nemico ci vede! Ma poi sorrido e penso. Su in cielo si sente un rumore assordante. Sono i bombardieri che stanno andando a lanciare le bombe sul cantiere di Sesto. Franz e Schulz imbracciano il fucile e corrono fuori. Si scontrano fra loro e a Franz scappa un colpo di fucile che colpisce il piede di Schulz. Francesca vedono il fascio di una, due, tre torce che illuminano la scena con i due tedeschi con le braccia alzate di fronte ai fucili dei partigiani. Giacomo, Francesca, la mamma, il papà e Carlo sono finalmente insieme, ma per poco. E tra gli insetti e... Ora il bombardamento è finito. Si vedono soltanto alcuni fuochi tra le case che stanno bruciando. In lontananza si vedono i pompieri con le autopompe. E tra gli insetti e le zanzare. Ragazzi, bisogna partire perché tra poco torneranno i tedeschi. Vogliamo venire con voi. Presto, voi tornate a casa e noi via sui monti. Col suo bastone, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il capo in piedi, col suo bastone. I due bambini e Birba si addormentano. Il sole è alto nel cielo e in lontananza si sentono i messaggi della radio. Passano i giorni e i mesi finché si giunge al mese di aprile dell'anno 1945. Radio Londra non ha mai smesso di trasmettere i messaggi in codice per le forze della resistenza in Italia. La mia barba è bionda, la mucca non dà latte, Giacomone bacia Maometto. L'orsa ha la zampa rotta, il piatto è pieno, il lupo ha perso il pelo, il canarino è scappato dalla gabbia, c'è un coniglio che saltava nel prato, l'aquila depone le uova, il sole sorge ancora, la tigre è chiusa nella gabbia, il lupo azzanna il gallo, il palloncino vola verso est, la sveglia suona presto. Le scarpe mi stanno strette. Il pappagallo è rosso. L'aquila vola. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.